Buongiorno, sono Silvana Nicchiarico, mi occupo da tempo di design, scrivo saggi, libri, collaboro con alcune testate come La Repubblica e Domus e attualmente sono una curatrice indipendente. In passato sono stata vice direttrice alla rivista Modo e per 20 anni ho lavorato alla Triennale di Milano, prima come conservatrice e curatrice della collezione permanente del design italiano. E poi dal 2007 al 2018 come l'ideatrice e la direttrice del Triennale Design Museum. È da solo un anno che faccio parte di questa grande famiglia, di questa grande squadra dell'ISIA e in particolar modo insegno storia del design ai ragazzi del primo e secondo anno nel campus di Pordenone. Si tratta di un campus molto vivace, molto vitale, pieno di fermento, in cui si respira un'atmosfera di serena intelligenza. Io credo che l'insegnamento della storia del design sia fondamentale nel percorso di formazione di uno studente, perché occorre imparare dalla lezione dei padri, dei maestri, per poter operare in maniera innovativa e originale nel presente e per poter cogliere alcune chiavi interpretative per ridisegnare scenari e visioni per il futuro. Quando entro in aula, evidentemente non porto semplicemente un sapere sedimentato dalla teoria, ma cerco di trasmettere agli studenti la mia passione per questa disciplina e di restituire e di trasmettere loro le mie esperienze condotte sul campo.